In effetti Alpignano, già dalla posizione geografica, è un paese abbastanza interessante, e cioè Alpignano è diviso dalla Dora nella destra orografica e nella sinistra orografica, e in alpignanese, in piemontese, si dice Zadoira e Ladoira. Nella sinistra orografica c'era soprattutto lo sviluppo dell'agricoltura, sulla destra invece c'era la parte più industrializzata, più commerciale. Lo stesso Kruto era insediato sulla sponda destra. Direi che è uno dei paesi caratteristici per avere due ponti addirittura sulla Dora, e questo è anche simbolico di che cosa voglia dire unire due sponde diverse. Ciò che è microcosmo ha lo stesso stampino del macrocosmo, cioè ciò che capita in un piccolo ambiente, siccome l'uomo è un animale unico in tutta la Terra, si ripercuote e capita anche in ambienti più grandi. Quindi parlare del proprio paese vuol dire parlare del mondo. Sicuramente lei non si è mai resa conto di quanto fosse magari, diciamo, più avanti delle altre donne in quegli anni. Perlomeno lei non ha mai fatto parola, lei si sentiva libera, lei faceva quel che si sentiva, e in quel momento quello che si sentiva era quello che faceva. Parlare di Alpignano in un'epoca specifica, cioè quella che va dal prima della seconda guerra mondiale al dopo del miracolo economico, dopo la guerra, in poche parole non è molto semplice. Mi parrebbe che il riferimento più utile per questi argomenti sia la cronistoria di Don Vitrotti, cioè di colui che è stato molti anni parroco in periodi veramente cruciali della storia di Alpignano. Periodi della nascita e dell'instaurarsi del fascismo, e poi periodi belli dopo la guerra in cui si è sperato e si è vissuto una speranza di ripresa che poi è avvenuta. Mia mamma mi ha sempre anche raccontato dell'episodio di cui è stata protagonista insieme a tante altre ragazze, qualche giorno prima del fatto dei martiri del Maiolo. Avevano, penso, fatto un'imboscata a dei tedeschi partigiani, per cui avevano, credo, ucciso qualcuno di loro. Per rappresaglia avevano preso tutte le ragazze e ragazzi che avevano trovato lì vicino all'albergo Fiorito dove era successo il fatto, e sono stati rinchiusi a Villa Giannoglio, e con lo scopo poi di giustiziarli il giorno dopo. Grazie a Don Vitrotti è riuscito a convincerli a lasciare andare almeno le ragazze. I ragazzi invece sono stati poi giustiziati. La ragazza aveva una tabaccheria, per cui ha sempre aiutato in casa e in tabaccheria. Nel contempo sì, aveva coetanei che facevano parte del CAI e erano anche ragazze della sua età. Diciamo che però per la maggior parte erano comunque ragazzi, ma proprio perché allora le donne erano meno libere
specialmente di aggregarsi con quelli dell'altro sesso. Per cui diciamo che la famiglia di mia mamma era anche abbastanza aperta verso questa attività sportiva, l'hanno lasciata fare, poi la sua indole era quella, quindi tutta la vita è andata avanti così. Poi anche il fatto che negli anni 60 abbia iniziato a filmare tutte queste cose, la passione evidentemente l'aveva sempre avuta. Devo dire che quando anche era giovanissima aveva una macchinetta fotografica che arrivava dagli Stati Uniti, subito negli anni 40, subito dopo la guerra, piccolissima, con delle foto piccolissime, e lei già ci faceva arrivare i rullini e faceva queste foto. Infatti le prime foto che abbiamo della famiglia eccetera vengono da questa macchina. E poi qualche cliente gli ha dato questa cinepresa usata in 8 mm, non ancora neanche super 8, e poi il proiettore Bauer eccetera che abbiamo ancora. E lei nelle gare che facevano qui ad Alpignano eccetera filmava continuamente, e io me la ricordo sempre con questa cinepresa in mano. E infatti nessuno poi ha filmato lei, però, perché era sempre solo lei a filmare gli altri, ed era comunque anche lì una delle poche, perché non ho mai visto nessun'altra della sua età fare questi reportage. È stata anche un bel cardine per le attività sportive di Alpignano, anche nel podismo, perché è andata giù a Roma, è andata giù a Napoli con i ragazzi dei Giochi della Gioventù. C'erano ragazzi che facevano appunto maratone qui di Alpignano e lei li aveva seguiti. Diciamo che anche poi durante le tapinade eccetera aveva sempre dei gruppi di ragazze e ragazzi che si allenavano insieme, ed era molto bello allora, quando c'erano queste manifestazioni che anche ultimamente non ci sono più state, ma io penso anche un po' in tutto il Piemonte, in tutta Italia. Non è più come quegli anni, negli anni 70 c'erano ogni domenica c'era una gara podistica. Per quanto ricordo da piccolo, perché da piccolo giocando a bocce, piccolo vuol dire quando avevo 12, 13, 14 anni, giocavo a bocce, quindi frequentavo anche le osterie di Alpignano, posso dire che l'attività ricreativa che attraeva più persone era senz'altro il gioco delle bocce. Cioè quello era il gioco che i contadini e gli operai dopo si consentivano alla domenica, non al sabato. Insieme con le bocce, cosa si era iniziato a sviluppare? Il ciclismo. Il ciclismo perché? Perché c'erano le due figure mitiche di Bartali e Coppi. E quindi chi potevano sognare, i giovani che avevano la fortuna di avere una bici da corsa? Perché gli altri non avevano una bici da corsa, avevano una bici cosiddetta baloncino, che pesava penso almeno 20-25 kg, e fare la salita di Casellette con la baloncino bisognava avere dei muscoli alla non so chi. E invece alcuni più fortunati, oppure che avevano risparmiato sulle prime paghe da giovani operai, si compravano la bicicletta da corsa e facevano poi delle gare qua nei paesi limitrofi, e quindi si divertivano così. Thank you.
Lo sci era già un lusso del dopoguerra che impegnava tutte le risorse immaginabili possibili, cioè dall'alzata mattutina per prendere il primo treno per Bardonecchia e poi i pochi soldi che si avevano per i primi ski lift che c'erano allora. Divertimento nobile, che è sempre stato inteso come un qualche cosa di veramente elevato e gratificante, era la montagna intesa come roccia o come scalata impegnativa. La scalata impegnativa era arrivare a Rocciamelone. Cioè, quando si arrivava a Rocciamelone, un alpinista si poteva dire maturo e qualificato. Subentrò poi, negli anni del dopoguerra, un'attività che io ho praticato poi tutta la vita, e cioè il tennis. Il campo da tennis, guarda caso, era situato in piazza Primo Maggio, cioè c'è un portone di ferro ancora adesso sulla destra della tabaccheria di Melinda che immette sotto una enorme tettoia. Lì c'era il tennis club di Alpignano. In questo tennis club chi veniva, soprattutto alla domenica pomeriggio, veniva Pina Vacchiotti, il fratello Gianfranco, che era studente allora universitario, giocava durante la settimana, ma Pina giocava poco durante la settimana, perché durante la settimana lavorava nel negozio del papà e mamma. Alla domenica veniva col suo bel gonnellino bianco e lì ha incontrato l'anima gemella, Radames, perché quando si vedevano lì sotto lo sguardo della mamma. Mio papà proveniva dalla campagna, proprio dai campi che coltivava per altri. La famiglia di mio papà, dopo, siccome il nonno era socialista, eccetera, non aveva più avuto lavoro, hanno cominciato a lavorare la canapa nei maceri, quindi sempre in acqua, un lavoro pesantissimo. Grazie all'immigrazione, che qui era stata molto molto cospicua, mio papà nel 50 è venuto su in Piemonte in bicicletta a cercare casa. Destino ha voluto che andasse a lavorare al tennis club ed è stato folgorato dalla vista di mia mamma che giocava a tennis con una forza notevole, eccetera, in mezzo agli uomini, e ha deciso in quel momento che quella sarebbe stata sua moglie. Gli dicevano che assolutamente non avrebbe potuto avere nessun risultato con questa ragazza,
che poi aveva già sui appunto diciamo 35 anni, e anche perché la famiglia, visto che non si era sposata a 20 anni, diceva tu ormai non puoi più sposarti perché allora sicuramente, poi non da poco, lei aveva 4 anni più di mio papà, però grazie poi al nonno, il papà di mia mamma e il fratello di mia mamma Gianfranco, sono riusciti a convincere poi la nonna, la nonna Teresa, che era una brava persona, mio papà, eccetera, eccetera, e niente, poi c'è stato questo matrimonio ed è esploso, cioè erano fatti uno per l'altra sicuramente, perché vivevano per lo sport entrambi, mio papà per la bicicletta, che però ha cercato anche di portare mia mamma in montagna nel corso degli anni, di andare incontro anche con le sue passioni. E mia mamma è andata in bici anche lei, e nello stesso tempo, nei primi anni 60, aprendo poi il negozio qui nel centro storico di Alpignano, di biciclette, naturalmente riparazioni e vendite biciclette, hanno poi costituito una società sportiva insieme a persone del luogo e hanno cominciato a fare gare, a organizzare gare soprattutto per i giovanissimi. Questa casa dove c'è il negozio era appunto di mio nonno, e a un certo punto sono andati via gli inquilini e gli ha dato a disposizione questa stanza in cui c'è il negozio e il retro in cui c'è cucina, dormitorio, era tutto insieme. Il sarto di fronte aveva cessato l'attività del cortile della piazza di fronte e gli ha regalato il bancone, che ancora è visibile adesso, era un bancone da sarto usatissimo come lo si vede adesso. E lui l'ha preso, poi andava a Torino, è andato a comprare dei cavalletti usati su cui appoggiare le biciclette da vari ciclisti che o smettevano o rinnovavano la loro attività, e anche la spesa, diciamo, settimanale di quello che occorreva per l'approvvigionamento di tutto quanto era meccanico, di pezzi eccetera, lui sempre in bicicletta, e questo fino alla fine degli anni 60. Poi nel 69 prese la patente e ci fu la svolta, perché poi con la macchina, però io lo ricordo che tornava con sulla schiena telai di bici, cavalletti, pezzi, e mia mamma chiaramente era sempre in negozio a dargli una mano. Lei faceva le forature, faceva i fili dei freni, poi è sempre stata lei l'amministratrice, è sempre stata l'organizzatrice, anche quando negli anni 60 facevano le gare, eccetera. È lei che prendeva in mano la situazione, faceva le premiazioni, si andava a comprare le coppe, le medaglie. Ecco, diciamo che era una famiglia di un certo tipo la sua, però non l'hanno fatta studiare. Il fratello, che è nato però 12 anni dopo, è diventato farmacista. La mia mamma, che avrebbe avuto veramente anche la testa di fare qualsiasi cosa, non si usava. Lei doveva stare in casa, fare i lavori di casa e per la famiglia. E quindi è sempre stato un pochino un suo cruccio, nel senso che sarebbe piaciuto fare anche qualcosa di diverso. Estendendosi il ciclismo, gli appassionati si sono riuniti in società ciclistiche, come gli alpinisti si erano riuniti nel CAI.
Ecco, la sede preferenziale, direi, per unica, è quella di Pina, dove Radamés, con la sua simpatia del tutto emiliana, perché Radamés era una persona di una simpatia estrema, aveva radunato i suoi compagni di ciclismo dall'attività che si vedeva anche solo passando dal di fuori della bottega, si vedeva che lì c'era un grande fermento, un grande passaggio di giovani. Questo negozio era un punto di aggregazione, io ero piccolissima perché da quando avevo 3-4 anni che vivevo lì, perché poi Retrobottega era la nostra casa, quindi casa e bottega erano la stessa cosa. E tutti questi ragazzi hanno sempre gravitato qui intorno e si facevano gare, si facevano premiazioni, insomma tutti i ragazzi passavano di qui e questo è durato comunque 30 anni. 40 finché c'è stato il negozio, perché era un po' come, diciamo, la bottega dello psicologo, perché anche negli ultimi anni era sempre pieno di gente che non erano lì per comprare o si sedevano lì. Mio papà aveva preparato sgabelli a destra e a sinistra, lui lavorava e loro si chiacchierava di tutto e di sport specialmente, naturalmente. Beh, ricordo ad esempio le ciclocampestri in cui si andava, dove adesso è costruito, ma una volta erano solo prati ai laghi Bonadies che c'erano, che ci sono ancora, e si facevano cross sia in inverno con la neve oppure in estate col fango e la pioggia. Però era veramente bello vedere che tutto il paese di allora, che poi anche gli abitanti erano pochi, però si veniva a queste gare, si vedeva, e poi le premiazioni nel negozio, mi ricordo questa saletta assiepata di gente che io piccola non riuscivo neanche a vedere chi ci fosse e sentivo mancare l'aria, perché veramente tanta gente che entrava a queste premiazioni e questi bambini così felici di prendere la medaglia. E poi c'è stato anche un corridore, Angelo Argentero, che è andato anche poi nei professionisti e ha fatto anche un giro d'Italia. La vita era molto diversa negli anni 60-70, quindi c'era tempo anche per fare queste cose. Adesso tutto è occupato un po' dalla tecnologia, un po' da altri interessi, e tutto fretta, tutto molto accelerato. Con una certa desolazione devo dire che molte
se non tutte, anzi sto guardando adesso con la memoria, sto cercando nella memoria, ma mi pare quasi tutte le attività che ho citato sono scomparse. Se sono scomparse perché è cambiata la società, è cambiato il modo di vivere. Cioè è inconcepibile che i giovani di oggi si trovano la domenica pomeriggio a giocare a bocce o a andare in montagna nel modo con cui si andava allora o giocare in una squadra di calcio. No, adesso fin da piccoli ci sono le squadre di calcio, fin da piccoli, ma sono seguite già in funzione di diventare qualcosa, cioè già in funzione di realizzare un qualche cosa. Non è più gioco, allora era veramente gioco. E quindi è tutto diverso, è tutto scomparso quel mondo. Non lo dico con il rammarico e con la pena, lo dico come constatazione, come una constatazione di fatto. È cambiato il mondo, non ci sono più i cavalli, ci sono i trattori. Noi comunque per scelta abbiamo tenuto il negozio così com'era, ma perché quando mio papà è mancato nel 2008, grazie alla festa del paese San Giacomo, c'è stata la rassegna alpignanese, abbiamo aperto i portoni di nuovo del negozio dopo 20 e passa anni e tutto il Pignano è passata a rivedere com'era e come quando loro erano piccoli che venivano, eccetera. E anche adesso, ogni volta che esco, che magari passa qualcuno che magari dice posso dare un'occhiata? E quindi è rimasta un po' come uno scrigno di ricordi per molti che ancora si ricordano di come erano quegli anni. Anche il negozio, con la morte di Rademes e di Pina, è stato chiuso, ovviamente. Però è bello, e ciò vuol dire che c'era un contenuto, perché è bello che questo concetto abbia dato lo spunto per parlare oggi del passato. Ecco, parlarne con una certa nostalgia.